Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi vi propongo il gelato senza gelatiera, ma un gelato speciale, il gelato Duplo. Super goloso, buonissimo, fresco, cremoso, irresistibile. Provatelo anche voi. Vediamo subito come realizzare il gelato Duplo senza gelatiera. Trovate tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Come prima cosa vi serviranno 7 Duplo. Buonissimi. Sbriciolate così grossolanamente i vostri Duplo. Io adoro questi cioccolatini perché sono buonissimi. Quindi mi raccomando, 7. Prendete una ciotola. Versate 500 ml di panna zuccherata da montare. Vi ricordo che la panna deve essere fredda da frigo. Lavorate il tutto con le fruste elettriche. A questo punto versate 2 cucchiai di zucchero a velo. Versate 3 cucchiai abbondanti di Nutella. Versate 170 ml di latte condensato. Il latte condensato renderà il vostro gelato buonissimo e, come vedete, super cremoso. È un ingrediente fondamentale. Quando versate la Nutella o il latte condensato, dovete lavorare pochissimo con le fruste e la vostra panna, giusto il tempo di amalgamare bene gli ingredienti. Perché già la panna è montata. Versate 7 Duplo e amalgamate bene il tutto. A questo punto assaggiate il tutto e se lo ritenete opportuno potete aggiungere altra Nutella. Ovviamente in base ai vostri gusti, a me piace tantissimo così. Adesso vi servirà il classico contenitore del gelato. Livellate bene il tutto. Mettiamo il coperchio e conserviamo in freezer tra le 6 e 7 ore. Poi potete tenere, se volete, anche un giorno il vostro gelato in freezer. Anzi, più sta in freezer e più diventa buono. E poi, dopo che avete servito il vostro gelato, se resta, potete conservare nuovamente il vostro gelato in freezer come un vero e proprio gelato. Quindi ci vediamo tra 7 e 8 ore. Trascorso il tempo necessario, riprendete il vostro gelato dal freezer. Facile, veloce, buonissimo. Date 500 ml di panna zuccherata da montare. Versate 170 ml di latte condensato. Lavorate il tutto con la vostra spatola. Amalgamate bene il tutto. Adesso versate 180 g di Nutella e 3 cucchiai di zucchero a velo. Lo zucchero a velo è fondamentale in questa ricetta. Amalgamate bene il tutto. Adesso vi serviranno 6 Kinder Bueno, sbriciolateli grossolanamente così con le vostre mani. Versate Kinder Bueno nella vostra ciotola, se volete potete mettere anche 8 Kinder Bueno. Amalgamate bene il tutto. Siccome voglio rendere il mio gelato Kinder Bueno ancora più buono, aggiungo altri 2 Kinder Bueno, quindi siamo ad 8 Kinder Bueno. Amalgamate bene il tutto. Questo gelato resta sempre buonissimo, cremosissimo. Più sta in freezer e più diventa buono, come un vero e proprio gelato. Adesso vi servirà la classica vaschetta del gelato. Versiamo il nostro gelato all'interno. Copriamo il nostro gelato e a questo punto conserviamo il gelato in freezer tra le 6 e 7 ore. Ci vediamo dopo. Dopo 6 o 7 ore riprendete il vostro gelato dal freezer.
Gelato al Kinder Bueno senza gelatiera che resta cremoso e buonissimo. Gli ingredienti qui sotto nell'info box. Prendete una ciotola. Versate 500 ml di panna zuccherata da montare. Vi ricordo che la panna deve essere fredda da frigo. Lavorate il tutto con le fruste elettriche. Dopo aver montato bene la vostra panna, zucchero a velo, 3 cucchiai abbondanti di zucchero a velo. Vi ricordo che lo zucchero a velo in questa ricetta è fondamentale. Poi versate 3 cucchiai abbondanti, come vedete sono cucchiai davvero abbondanti, di Nutella. Versate prima di azionare le fruste elettriche amalgamate un poco il vostro zucchero a velo, se no schizza tutto. Adesso versate 170 ml di latte condensato. Amalgamare bene il tutto. Adesso vi serviranno tra gli 8 o 10 Kinder cereali, dipende se lo volete più cioccolatoso o meno. Sbriciolate grossolanamente con le mani il vostro Kinder cereali. Bene, a questo punto versate il tutto nella vostra ciotola. Amalgamate bene il tutto. Io utilizzo il classico contenitore del gelato. Versate il tutto nel vostro contenitore. Livellate bene il tutto. Mettiamo il coperchio e conserviamo in freezer tra le 6 e le 7 ore. Oppure anche un giorno potete lasciare il vostro gelato un giorno in frigo. Tanto più sta in frigo e più diventa buono. Io solitamente già consumo il mio gelato dopo 7 ore. Ci vediamo tra 7 ore. Dopo 6 o 7 ore riprendete il vostro gelato dal freezer. Fresco, cremoso, goloso, ma soprattutto buonissimo. Resta sempre cremosissimo. Una proposta.